Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi giocheremo con Reaper. Andiamo a prendere il modello di Overwatch 2. Ok, non è cambiato molto, gli hanno messo la maschera di metallo, credo. L'hanno fatto un po' più cromato da quello che vedo. E andiamo a giocarlo. Reaper l'avevo giocato per un bel po' di tempo su Overwatch 1 e mi piaceva abbastanza. A me i campioni che vanno a flancare il team nemico non dispiacciono mai. Anche perché è uno stile di gioco che mi trovo in cui mi trovo abbastanza, oltre a quello dei tank. E come si fa ad ogni inizio video, leggiamo le sue abilità. Potenti armi a corta gittata e ampia rosata. Spirale della morte, danneggia tutti i nemici vicini. Passo d'ombra, ti teletrasporta in un punto selezionato. E forma spettrale, ti muovi più velocemente e sei vulnerabile, ma non puoi attaccare. Però potete ricaricare. E tra l'altro abbiamo mititura, infliggere danni ti cura. Ecco, sappiate che potete ricaricare mentre siete nella forma spettrale, Comunque, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Reaper, di Overwatch 2 in generale e di se avete dei consigli da darmi per giocare al meglio Reaper. Ed infine iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente. Allora, si va là. Ok. Hanno i robot. Non facciamoli avanzare con la barricata. Ok, Reaper deve andare proprio sui tank e disintegrarli, Reaper i tank li disintegra. Buono. Poi noi sempre muoviamoci nelle ombre. Sempre all'ombra di tutti e di tutto. La cieco. Attenti qui. Ah. Siamo in vantaggio. Raga, bisogna tirarlo giù con lo scudo, altrimenti è un casino. Buono. Aia. Pazienza e progresso. Passiti. Andiamo lassù. Le ombre si addensano. Le ombre si addensano. C'è un nemico qui. Katushiro si unisce alla partita. Attenzione. C'è un nemico qui. Eccoli. Ok, mi hanno visto. Tiramoli un po' giù lo scudo già che ci siamo. Tanto è free danno quello che possiamo fare qui. Via, 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 via. Lì dovevamo fuggire. Lì era il momento proprio di telare tantissimo. Tu sei eco, vero? Sì. Cambio posizione. Può gentilmente morire questa ragazza, grazie. Ok. Ok, interessante. Dovrei riuscire ad andare qui dentro e fare una bella apparizione. Dai, che schifo che ho fatto, ragazzi. Che schifo. Si può dire? Si può dire che ho fatto schifo? Ma intanto non sto molto prestando attenzione al nostro obiettivo, E via. Oh mio Dio. Reaper in questa modalità è fortissimo. Con la ultimate di Kiriko. Dove sono andati tutti qui? Buono. Buono. Ottimo. Non ho fatto nulla io, ma comunque incito il team. Bravi, bravi, bravi. Avete fatto tutto voi.
Vabbè, a livello di danni nemmeno sono messo male, eh. Cioè, non sono nemmeno messo male a livello di danni. Ok, qui invece devo telare un attimo. Uccidete lei. Peccato che non sia morta. Però con la sua ultimate non ha fatto praticamente nulla. Via. Niente, ho provato a riuscire a fare qualcosa, ma è difficile. Era morto tutto il resto del mio team. A livello di danni non so niente male. Guardate rispetto ai loro danni quanto stiamo facendo. Tantissimo. Però non riusciamo a mandarlo troppo avanti. Oddio, siamo abbastanza in vantaggio, però, insomma, la linea ultimate sta per caricarsi. Magari dovrei usarla un po' meglio rispetto a quello che ho fatto prima. La butto lì, Potrebbe essere interessante. Andiamo a prendere Reinhardt lì. Niente, c'era Lucio. Ecco fatto. Con Reaper potete letteralmente andare addosso a Reinhardt e disintegrarlo. Buon, via. Non ho guardato in faccia nessuno qua. Ho ultato e basta. Buono. Un po' di curette qui. Dai, portiamolo avanti sto coso, su. Dai, non è morto. Minchia, pensavo di ucciderlo. Non so se qualcuno lo stesse curando. Non mi sembrava, però. Andiamo, andiamo, andiamo. Si addensano. Sì, si addensano proprio le ombre. Devo arrivarci, devo arrivarci. Dai, fino a qui mi prende. Oddio, non pensavo mi prendesse fino a qui la ultimate di Reinhardt, sinceramente. Vabbè, non ero così lontano in realtà. Ma forse Reina si prende l'azione del game. Torno. Si prende la playoff the game qui forse. Dai raga, devo tornare più velocemente là. Ho dato un po' di fastidio. Ora andiamo da questa parte. C'era una cura qui, vero? Sì. Sta caricando. Molto meglio. Ho preso un po' di ultimate. Continuiamo a caricarci la ultimate. Minchia, no, Reaper con la ultimate di Kiriko è spaventoso. Hanno fatto tutto loro di nuovo, hanno fatto tutti i miei compagni. In particolare questo Reinhardt che sta davvero carryando il game incredibilmente. Fa un botto di danni. Non ha mitigato molti danni, a dire la verità. Non è che sia molto con lo scudo. Che passa? Non mi si può sfuggire. Andiamo qua sopra. Buono. Un po' di cure qui, no, eh? La persistenza da sempre. Buono. Questa Eco aveva perso un po' la via, aveva perso un po' la bussola. Eh sì, bravo, continua a farmi caricare la ultimate tu. Grandi. Ancora.
Boh, ho fatto un po' di danni a caso, ma mi sa che non ho ucciso nessuno. No, no, non ci hanno tolto il robot. Qui avrei dovuto usare la ultimate, mannaggia me, qui era da usare la ultimate. Buono. No! No, mi ha preso dentro Reinhardt. Beh, abbiamo vinto comunque, credo, eh. Dai, mi ha preso dentro Reinhardt. Stavo uccidendo Lucio e niente. Dai raga, ammazzateli. Così finisce questa partita in una bella vittoria. Adesso. Muori stavolta, te il tuo martello. Olè. Dai, buona. Buona partita. A livello dei danni non sono andato troppo bene, però dai, non è andata male. Cioè, guardate Moira. Ha curato 6.000 danni, ha fatto 6.000 danni. Cioè, assurdo quel campione lì. Azione migliore della partita Reinhardt. Immagino sia quando ha ultato tutti, compreso me. Sì, qui. Ha ultato tutti, ha ucciso tutti. Easy. Guardale. Poi si è andato a uccidere anche lei, immagino. Una bella martellata in testa e via. Però abbiamo vinto comunque noi la partita. Quindi, per questa prima partita di Reaper con Reaper su Overwatch 2 è tutto. Andiamo subito a fare un'altra partita. Partita trovata ed andiamo con il nostro Reaper. Nello scorso video è stato Farah, se io vado a recuperarlo. Dovreste trovarlo nelle schede. Non ho giocato molto bene con Farah, Cioè... ho fatto comunque dei buoni danni, ho fatto degli ottimi danni, sono andato per ben due volte sopra i 10.000 danni. Andiamo con un'altra skin nel frattempo. Non ho skin purtroppo leggendarie di Reaper, sfortunatamente, andremo con questa. E vi dicevo appunto con Farah, non ho fatto... ho perso mi sa tutte le partite in quel video, però ho fatto tipo 10.000, più di 10.000 danni in due partite. Cioè i danni comunque con Farah si fanno davvero alla grande. Eccoci qua. Bevuto anche un bel bicchiere d'acqua e si va. Un'altra partita dei robot. Ok, va bene. Scorta il robot. Andiamo a flancare un po'. Lo passiamo qui dietro. Andiamo insieme al buon soldatino qui. Ah, ma sono passati dietro anche loro. Ma che polli. E siamo noi che dobbiamo flancare, non voi. Via. Vabbè, la torretta, ragazzi. C'è davvero qualcuno che nel 2022 usa Torbjorn, scusatemi. Perché non muori tu? Stronzetta, eh? Il robot è nostro. Bene, vai, portiamolo dove vogliamo ora il robot. Iniziate a spingere la barricata. Lasciamogli prendere un po' di terreno, eh. Eccoli, mi hanno visto. Io sto pronto qui dietro a colpire. Mi sa che qua ha fatto la cazzata, se no forse no. Ok.
Ho dovuto usarla subito lì per uscire da una situazione un po' incresciosa. Perlomeno non sono morto e stiamo portando avanti il robot. Ottimo. E niente, ci sto io a portare avanti il robot. Reaper. Non ha molto senso come cosa, però è così che va la vita. Ok, ora magari lo porti avanti tu. Grazie. Raga, il robot. Oh, bravi. Eh sì, è il momento di sfogarsi. Vai, vai. Sfogati, sfogati. Ah, guarda dove se ne va il tipo, eh. Pensava di scappare. Buono. Nucleo ardente, ho sentito qualcuno ultare? Ho sentito Torbjorn ultare. Ha ucciso tutti Torbjorn? Sì, ha ucciso tutti. Mannaggia lui. C'è qualche curetta qui in giro? Sì, ce n'è una qui dentro, se non sbaglio. Da prendersi. Eccola. È poca, ma ce la facciamo bastare. Buono. Buono. Là in fondo c'è Kiriko, ok. Mi insegue? Secondo me mi insegue? No, ok. Mi spiace per te, Torbjorn. Hai sbagliato uscita. Hai sbagliato uscita, caro mio. Eh sì? Abbi nel mirino, mi raccomando. Via. Perché non ha ucciso nessuno? Buono. Oh raga, cioè sto facendo una bella partita io qui, eh. Niente male. Via. Grazie. Curetta. Vale. Sto già anche a rompiballe, eh. Buono. C'è qualcuno qui dentro? Nope. Però c'è qualcuno qui sotto. Eccolo. Il mitico soldato. Oh, questo soldato qua mi fa un po' tenerezza però, perché non è palesemente al nostro livello e non capisco perché Overwatch l'abbia messo con noi a giocare. Via. Ok, no, via. Palesemente via. Entra, entra, mostro. Ah, peccato. Mi hanno ucciso. Ma la ultimate di Reaper, me la ricordo io così scarsa a livello di raggio, oppure... Cioè, è sempre stata così. Mi aspettavo fosse molto più lungo il range della Ultimate di Reaper. Me lo ricordavo molto più lungo. Non è che l'hanno cambiato. Scrivetelo nei commenti se lo sapete, eh. Perché mi sembrava strano che da quella distanza non riuscisse a colpire quei tizi lì. Sembrava davvero strano. Visore tattico? Sta ultando? Qualcuno mi sta arrivando da là, l'ho sentito. Eccolo! No, dai, mi ha one shottato! Ma scusa!
Boh, così due bombe, morto, va bene. Riposizionamento. Come danni, però sono top damage del team, niente male, anzi della partita. Ok, Nico ha ucciso due persone con la ultimate di Junkrat. La mia ultimate ci sta mettendo un bel po' a ricaricarsi. Se riesco a prendere un po' di carica di ultimate da qua. Dobbiamo stare attenti là, eh. Quel Junkrat sta davvero rompendo le balle. Mi sta facendo un botto di danni, tra l'altro. Ah, sono morto? Ah, con la ultimate di soldato, ok. Va bene. Grande soldato, sei tutti noi. Sei fortissimo. Dai, andiamo. Via. Sì, faccio il giro. Eh sì, tranquillo che mi sottometto, va. What? Ah, c'era anche lei. Mi sembrava strano facesse così tanto danno D.Va senza Mac. Era lei che mi succhiava la vita, guardala lì. Sembrava strano, infatti. Ho la ultimate per ora, eh. Sono pronto per fare un po' di casino, sperando di riuscire a farlo. Loro stanno portando il Mac in 2/3, che ora solo uno. Buono. Buono, dai, qualcosa ha fatto quella ultimate. Comunque me la ricordavo molto più forte, a dire la verità. Non so se l'abbiano nerfata da Overwatch 1, però me la ricordavo molto più forte. Dovremmo, penso, spero, aver quasi vinto. Spero. Mancano 30 secondi. Ma Kiriko mi ha seguito? E lasciamolo là, tipo. Finché se ne vuole stare là, io il mech lo porto avanti. Vai, vai, vai. Alla faccia! Mi hanno travolto. Hanno detto no, no stronzo, tu non lo porti il mech, mi hanno travolto letteralmente. Avrei dovuto diventare subito incorporeo. Non ho fatto tempo, ragazzi, non ho avuto i riflessi pronti lì. Alla faccia. Ok, dai, siamo supplementari. Buono. Buono. Ok. Abbiamo vinto, dai, buono. Seconda partita con Reaper vinta. Niente male. Niente male davvero. Elogio ricevuto. Azione migliore del game, soldato con l'aimbot. Questo soldato scarsissimo. Questo, ragazzi, fa capire quanto le ultimate di Overwatch. Ah no, nemmeno l'aimbot. Attenzione! Stava combattendo contro qualcuno ancora più scarso. Banalmente qualcuno che non si era accorto che lui era dietro tutti. Vabbè. Facile così. Va bene, io penso di aver fatto un'azione migliore, modestamente. Dato che con una ultimate ho ucciso tre persone e poi sono andato avanti a uccidere altra gente, però... Lasciamo comunque perdere. Andiamo a fare l'ultima partita del video con Reaper. Partita trovata. Andiamo per l'ultima volta con il nostro Reaper. Vediamo un po' come andrà questa partita. Sperando di poterla vincere e di fare il video perfetto. Dopo il video perfetto al contrario di Farah.
se ve lo ricordate, dove l'ho perse tutte. Potremmo fare il video perfetto davvero, quello in cui le vinciamo tutte. Vai, fai canes draw. Peccato. Peccato. E niente, Lucio deve rompere le palle. Diamogliela. Però possiamo rimettere la palla e provare il canestro. Niente, è andata così. Vai, andiamo a flancare. Potremmo dire la nostra in questa mappa con Reaper, eh? Potremmo davvero dire la nostra. Non andiamo lì dove andranno tutti, ma andiamo dall'altra parte. Andiamo a flancare. Ecco, andiamo di qui. Eccoli lì. Facciamo il giro. Ed ora tiriamo giù tutti da qui dietro. Gettiamo scompiglio. Via immediatamente a questo punto. Grazie. Buono. Via. Anche se morirò comunque, molto probabilmente. Ho troppo poca vita per resistere. Infatti. Dai, Lucio, potevi arrivare un po' prima. Che poi lui stava sparando ad un altro. Vabbè, va, cagare. Stava sparando ad un altro. Hanno ripreso il posto, purtroppo. Il mio flank non è stato molto efficace perché sono subito tutti spostati. Non ho avuto proprio tempo di riuscire a flankare. Ok, lei lasciamola lì un secondo, eh. Andiamo qui dentro. Via. E niente, ho creato un po' di scompiglio almeno. Dai, buono. Questo deve fare anche un flank. Anche se non riesce ad avere delle kill, almeno crei scompiglio. Ok. Almeno crei scompiglio. Niente, sono morti comunque tutti quelli del mio team. Si riesce davvero a fare poco. In questa mappa Farah comunque è troppo forte, eh. Ti impedisce di andare davvero dove vorresti andare. Via. E niente. Mi continuo a chiedere dove sia tutto il resto del team. Perché non mi curino, perché non faccio nulla. Sono troppo indietro. Mi sa che solo quello è il problema. Cioè, sono troppo indietro. Però dopo che tutti hanno usato tipo le spell per ammazzare me, perché non ammazzano loro? Sono parecchi. Perché il mio team non riesce a ucciderle? Oh, bravo, cambia. Evidentemente Orisa non è per te. E poi c'è quello lì che ulta. No, dai. Ma lei ha una spell che... Con la granata... Ah, no, è stata Farah, ok. No, è che... Ashi ha tirato la granata insieme alla spell di Farah. Pensavo fosse stata la granata a farmi andare giù. Una granata non respinge nessuno. Oh, dai. La Farah è morta. Devo arrivare, devo essere più veloce. E vabbè, ma dai. Niente, abbiamo perso il punto. Non siamo mai più riusciti a recuperare. Peccato. Mi sa che questa, ragazzi, non sarà un video perfetto. Questa partita la vedo molto dura. Molto dura. Vediamo, eh. Sperando che magari qualcuno dei nostri esca e arrivi qualcuno di un po' più abile. Io non ho fatto molti danni in questa partita perché letteralmente non riuscivo ad arrivare su di loro. C'erano sempre molto protetti. Farah è inkillabile con Reaper. A meno che magari sbagli e atterri. Infatti all'inizio l'avevo uccisa. Gli altri se ne stavano tutti belli tranquilli. Quindi è molto molto difficile con Reaper questa partita. Se loro continuano ad avere quel campione lì. Vediamo, eh. Andiamo di nuovo a flancare da qua. Vediamo, eh. Andiamo da dietro. Andiamo. Buono. Dai, che palle.
Alzami la barriera, alzami la barriera. Grazie. Curami, curami. Grazie. Andiamo là. Giunge un cattivo auspicio. Bene, se riusciamo a superarli. Ah, mi hanno visto? Mi hanno visto. E niente. Peccato. Non so come abbiano fatto a vedermi, sinceramente, o se mi abbiano sentito. Peccato, davvero. Lui lo dobbiamo ancora provare, è un supporto che dobbiamo ancora provare. Battista. Siamo in inferiorità numerica. No dai, in inferiorità numerica no, però. Un passo oscuro. Ma potrebbe gentilmente morire quel tipo che l'ho colpito con due headshot e altri due colpi? No, continua a curarsi. E ovviamente, vabbè, Farah che da lì tranquillamente fa il suo porci comodi. Non rimaniamo più fuori, no? Che c'è Farah che fa tutto quello che vuole. Speravo di arrivare dall'altra parte, in realtà. Niente, via. Fatemi prendere la cura. Io sto cercando di fare il possibile qua, ragazzi, però è difficile. Cioè, il mio team è a viole in continuazione, ma dove sono tutti? Perché non stanno a combattere sul punto e stanno là a farsi colpire da Farah? Che non sta nemmeno facendo tutti questi danni, tra l'altro. Cioè, venite sul punto, usate le vie laterali. Perché andare là che Farah vi incula in continuazione? Proviamo ad andare, eh? Dai, forza. Via. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti. Ecco, lasciatela di fuori, Farah, che spara a caso. State qui dentro e via. Non ci voleva molto, avete visto? Lei sta di fuori, spara. Magari smettetela di farle caricare la ultimate, no? State dentro. Ok. Buono, buoni danni. Con la ultimate di coso è un po' difficile riuscire a fare qualcosa, eh. Niente. Quello ultimate di Zenyatta è un po' difficile uccidere la gente. Non potevo più scappare. Mi ero morto comunque. Peccato, dai. Questo almeno. Questo round è stato molto più combattuto. La Farah fa quello che vuole. Dai, crepa, crepa, mostro. Niente, non ce la faccio. Mi ammazza lui. Oh, invece, attenzione. Grande. Grande, grande, grande. E mi manca anche poco per ricaricare la ultimate. Andiamo a vedere se riesco a farlo da qui. Bravo, bravo, fatti colpire. Ricaricami la ultimate. Sì, al 99%. Dai, il bug del 99% l'abbiamo fatto. Buono, buono, buono. Siamo sull'1-1. Non è ancora detto che non si riesca a fare il video perfetto, eh. Non è ancora detto. Vediamo se si riesce a vincere questo ultimo round. Affrettiamoci. Come danni, guardate che non sono niente male, eh. Cioè, non contando Farah che fa dei danni assurdi. Loro che hanno come altro danno, tra l'altro Ashi è relativamente difficile da usare. Se riuscite a usarla bene, però fate dei danni clamorosi. Quello sì.
peccato. Ok, questa mappa qua per Reaper non è niente male. Va abbastanza piccola. Stanno tutti vicini. Facciamo il giro da dietro noi come sempre. E il flank. Buono. What? Dai, Zenyatta mi ha ammazzato. Che palle. Forse però abbiamo preso il punto, eh. Dovremmo aver preso il punto noi. Ecco, appunto. Con tutta la distrazione che ho fatto lì dietro. Vai. Giunge un cattivo auspicio. Le mani lì, eh. Crepa. Segnata infame. Per te solo salame. Ah, Rodog hanno. Ok. Il che ha senso in questa mappa è Rodog. No, non hanno Rodog. Era... era sempre la Marisa. Dai, mi ha impalato. Via. Curetta, grazie. Torniamo qui. Puoi gentilmente morire la Marisa, grazie. Dove? Da là. Infamella. Via. Questo lo vedo. Still siamo riusciti ad ammazzarne uno. No, mi ha attaccato la granata adesiva, McCree. E ho la ulti pronta per ora, eh. Ho la ulti pronta. Minchia, che partita equilibrata, tra l'altro. Che partita mega equilibrata. Devo riuscire a buttarmi dentro con la ultimate. Appena loro sono distratti, vado. C'è Farah qui dietro, alla vista. Attenti. Dai, che merda. Devo fare la... devo diventare incorporeo. Ho appena sentito agganciato. Agganciato. Qua fa un bordello di danno. Ok, però è conteso. Dai, rimango solo i due sul punto loro. Buttate di giù, bravi. Morta Marisa, gli altri dovrebbero essere più semplici. Grandi. Oh, raga, Zenyatta. Bravi. Bravi. Andiamo qui dietro. Buono. Quello ha perso praticamente tutta la vita che aveva. Rimaniamo qua. Attenti a non farci flancare a nostra volta. Buono. Gli stiamo arrecando un sacco di disturbo. Eh sì, stavolta però l'ho fregato io. Oddio, chi è questa? Ci sparano da qui? Sì, sì, domani. Buono. No, Mei. No, Mei. La mia Nemesi hanno preso. No, dai, il tempo supplementare. Non possiamo farci fottere così. Tempo supplementare, dai. Loro hanno ultato tutti. Dai. Devo riuscire ad arrivare là. Daremo un forte al team. Niente. Non ho la ultimate pronta. Non posso fare un cazzo qua. Ok, sto mantenendo... non sto mantenendo una sega, lo sto mantenendo. Niente.
Non sono riuscito a curarmi. No, abbiamo perso. Peccato. Peccato davvero. Fino all'ultimo ci ho creduto. E dai, vinte comunque 2 su 3. Vediamo chi fa la playoff the game. Dove farà? Va bene. Con la ultimate, ma anche senza in realtà, no, qua con la ultimate l'ho fatto. In questa prima partita che proprio non abbiamo giocato malissimo. Qua quando mi butta giù, sì. Vabbè, che devo farcirle. Questa è la playoff the game, ho ucciso tipo due persone, va bene. Comunque, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate sia di Farah che di Overwatch e Overwatch 2 in generale. E dandomi dei consigli, magari, o meglio, non di Farah, di Reaper, Farah nello scorso video, dandomi dei consigli appunto su come usare al meglio Reaper. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.